11 domande e quasi un'ora di conversazione. A conclusione del suo ultimo viaggio apostolico, Papa Francesco non si è sottratto ai giornalisti e sul volo Baku-Roma ha tenuto la tradizionale conferenza stampa. Anzitutto ha espresso gratitudine per questo pellegrinaggio, ripercorso anche nella catechesi dell'udienza generale di mercoledì, che gli ha permesso di conoscere la Georgia, un paese di grande storia e cultura cristiana nel midollo, il cui patriarca è un vero uomo di Dio, e l'Azerbaigian, dove c'è una grande libertà religiosa. Una regione, quella del Caucaso, per la quale ha auspicato una pace reale e duratura. Credo che l'unico cammino è il dialogo. È il dialogo sincero, senza cose sotto il tavolo. Sincero, faccia a faccia. Il negoziato sincero. E se non si può arrivare a questo, ma avere il coraggio di andare a un tribunale internazionale, andare all'AIA per esempio, e sommetterci al giudizio internazionale. Non vedo un altro. L'altro è la guerra, e la guerra distrugge sempre. Con la guerra si perde tutto. L'orizzonte delle domande si è esteso dalle mete dei prossimi viaggi, sicuri sono gli appuntamenti in Portogallo, India e Bangladesh, ai principi che lo orientano nella scelta dei nuovi cardinali. Entro il prossimo anno ci dovrebbero essere 13 nuove porpore a rappresentare l'universalità della Chiesa, fino alle elezioni negli Stati Uniti e al conferimento del prossimo Nobel per la pace, con l'auspicio che prima o poi ci sia una dichiarazione dell'umanità per le vittime della guerra e delle bombe. Non si è mancato poi di tornare su alcuni temi emersi durante il viaggio, il divorzio e la teoria del gender. Non bisogna mai cedere alle colonizzazioni ideologiche, ha detto Papa Francesco, accompagnando le persone con la misericordia di Dio e nella verità. La vita è la vita e le cose si devono prendere come vengono. E il peccato è peccato. E le tendenze o squilibri ormonali, diciamo Leo, ma hanno tanti problemi, fanno tanti problemi, e dobbiamo essere attenti, non dire ma tutto è lo stesso, facciamo festa, no, questo no, ma ogni caso accoglierlo, accompagnarlo, studiarlo, discernere e integrarlo. Questo è quello che farebbe Gesù oggi.